Dalla redazione dell'Informatore Vigevanese, una buona serata a tutti. Siamo in chiusura delle nostre pagine del nostro settimanale. Mi trovo in compagnia del direttore Mario Pacali. Buonasera, direttore. Buonasera. Di Quali saranno le notizie questa settimana di prima pagina? nuovo buonasera a tutti i nostri telespettatori. Le notizie di prima pagina, parleremo ovviamente del finanziamento governativo, 9 milioni di euro, ne parlerà il collega Bruno Ansani, che sono arrivati in città per un intervento di rigenerazione urbana. Poi ovviamente in prima pagina ancora il Covid, mentre in queste ore è in corso il Consiglio dei Ministri che dovrà varare probabilmente dei nuovi provvedimenti, una nuova stretta. Sono arrivati da poco i dati di Regione Lombardia che ci parlano di una percentuale del 24% di nuovi positivi. I nuovi positivi oggi sono più di 51.000, per l'esattezza 51.587. Nella provincia di Pavia l'incremento dei casi ha toccato quota 2.708 persone. E mi trovo con il collega Bruno Sani. Ciao Bruno. Ciao. Questa settimana quali sono le tue notizie più rilevanti, diciamo, in ambito amministrativo e politico, se ce ne sono? Sì, la notizia più rilevante questa settimana riguarda, come ha anticipato il direttore collega Mario Pacali, l'arrivo dei finanziamenti da 9,1 milioni che andranno utilizzati per il progetto di riqualificazione dell'area Regina Margherita. Quindi verrà rifatta la facciata della scuola, sarà realizzato un parking sotterraneo da 37 posti nell'attuale cortile della scuola, quello che confina con il vecchio palazzetto, il quale sarà demolito e ricostruito con un nuovo impianto da circa 1.000 posti. È un progetto che era stato presentato a maggio dello scorso anno ormai. L'annuncio lo ha dato proprio il sindaco Andrea Ceffa nel corso di un'intervista, la classica intervista di inizio anno che ha fatto con il nostro giornale. Quest'anno l'abbiamo trasmessa in diretta social ed è disponibile per la visione sul nostro sito web. In questa intervista si è parlato dell'attualità, dal problema dei morti di Capodanno, alla sicurezza in centro, al problema dei rifiuti, ma soprattutto di quello che CEF ha definito un po' un pacchetto da 30 milioni per il futuro di Vigevano, 15 dalla Regione, 9 ora dallo Stato, altri finanziamenti, potrebbero arrivare altri soldi dalla vendita di ASM Energia. Secondo il primo cittadino, il problema sarà appunto spenderli. Vediamo uno sguardo alla cronaca, ne parliamo con la collega Ilaria Dainesi. Ciao Ilaria, questa settimana cosa tocchiamo di cronaca? Sta prendendo sempre più piede la pista olandese nella scomparsa di Sara Lemlem. La scorsa settimana la nostra redazione era stata contattata da una famiglia che sosteneva di aver riconosciuto la donna, raccontandoci che per circa 3 anni era stata loro ospite prima di fuggire via con un'auto di loro proprietà. Aveva causato anche una serie di problemi finanziari per cui si erano rivolti alla polizia. Abbiamo mostrato le foto che ci hanno inviato al compagno italiano di Sara, che l'ha riconosciuta e ora vuole sapere se si tratta davvero della stessa persona. E dalla redazione è tutto, una buona serata a tutti e mi raccomando, tutti in edicola e sulle nostre pagine social. Arrivederci.